le ragazze? Sono già tutte sistemate a bordo, madame. Bene. Allora vediamo di goderci questa crociera premio offerta dalla ditta. Ah, sì, sì, madame. Se ti stiri quando sei bagnato, resti in piega tutto il giorno. L'eleganza deve legare con lo stato d'animo, ma non deve legare il cavallo. Non mi puoi aspettare. Ho i miei vizi segreti e tu lo sai. Sono una sadica e mi diverte veder soffrire. Dimmi, cosa ti spinge ad essere così cattiva? Non ti riguarda. E voilà, tutto è parfait. Guarda qua, tovaglia rosa, menù rosa, vino rosé. Che ne dite, ragazzi, di questa trovata del Papillon Rose del menù rosa, eh? Che ne dite? Bello, bello, bello. E adesso l'orchestra che cosa dovrebbe suonare? Malavien Rose, naturalmente. Ottimo, mondiale. Il poids dell'uomo che non deve chiedere mai. Vai. Bon. Allora, fra 5 minuti tutti qui pronti per il controllo finale. Pronti per il controllo finale? Sì, sì, maestro. Rapidi e visibili. Rapidi. Sì, 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 sì. Un po' di ritardo non guasta mai. Ma d'altra parte Stallone arriverebbe puntuale. No, e allora? E chi è Stallone, eh? Che bulbo. Là. Mamma, perché hai esagerato tanto con me? Perché mi hai fatto così bene? Sbrighiamoci con quei fagiani! Ascoltatemi bene, ricordatevi sempre che il nostro cliente va accontentato, ascoltato, ossequiato, vezzeggiato, accudito e direi persino leccato. Sì, sì, maestro. E ricordiamoci che il vero, l'unico cameriere di sala deve essere sempre impersonale, anonimo, piatto, inaccessibile, inequivocabile, internazionale e se vogliamo direi... E là, come va? Eccomi qua, è arrivato il meglio. Ho interrotto la messa? Te la do io una bella benedizione, eh? Chi ti credi di essere? Silvestro! Oh, è mai possibile che non si ricorda mai chi sono? Tu sei un cameriere, basta. Fila in riga, disgraziato. Fila, delinquente. Dunque, come ben sapete, vi dovrete occupare di un folto numero di belle ragazze di gran classe. E proprio... Tu non ridere. Mi vorresti spiegare la novità? Gran classe, colpo di classe. Come te lo devo dire che voglio farfallino e fiore? Regolamentare per tutti, chiaro? E in questa crociera, ricordati bene che tu le donne te le devi di? Te le devi di? Distruzione! Meticare! Uomini quanti ne vuoi? Come te... Voi rompete le righe.
E tu vatti a cambiare. Veloce! Grazie. Prego. Grazie. Ah, my name is Silvestro. Ah, bene, benissimo, è un cargo di donne questo qua. Che festa è? Ah, benissimo, bene così. Spricken the Deutsch, Spricken the Deutsch, Spricken. Cosa fa lei qua? Cosa fa lei qua? Come? Cosa vuole lei? Per favore, lei? Signora, vada fuori, non si mischi a queste donne, per favore, vada. Giuda. Ciao. Salve. Dimmi che sei di servizio qui. Sì, lavoro temporaneamente. Lui è quello del Grand Hotel di Cortina. Ma chi? Quello che mi ha detto. Non vorrei mica spargere la voce. Noi siamo qui per lavoro, ma ci vorremmo anche divertire. Oh, Silvestro è fantastico per far divertire le donne, vero? Beh, il divertimento è reciproco. Allora ci attendiamo grandi cose da lei. Le dirò, anche l'attesa è reciproca. Andiamo che è tardi. Ciao. Ma non è un po' timido? Timido? Hai presente il maestro di sci delle stazioni invernali? Beh, zero. Bella. Bellissima, ferma così, ferma. Dolce. Mo, Silvestro, anche te. Le bambine ci mettiamo a guardare, vergogna. Così dolce, così innocente, così tenera, mo. Quest'anno venuta tantissimo. Io mi diverto moltissimo su questa nave. Questa traversata croceriste fantastiche, speciali. Terreno di caccia per il nostro Stallone italiano. Sì, ma questa volta sarà sopraffatto dal numero. Non preoccuparti, che so reggere qualsiasi andatura, capito? Però si dice che nell'altra crociera non hai avuto il successo che speravi, eh? Non dire sciocchezze, perché te nella vita continuerai sempre a servire a tavola. Servi il sughino, bel barbino. Quest'anno ho fatto delle vendite paurose. Sì, veramente. Tutto bene, signorine? Sì, grazie, sì. Tutto perfetto, grazie. Perché tu chi saresti? Ah sì, chi sarei io? Tu chiedi a me chi sarei io? Prova a chiedere a tutte le bambine, buona che sei, che ci sono in giro. Prova a chiedere. Io sulla pagella, caro, ho la media del 9, sì, capito? Ma questa volta il maestro mi ha detto che se non fili dritto ti lascia sì, a terra. Sì, saluta il maestro quando lo vedi. Volete un pesciolino? La bambina vuole il pesciolino? È ottimo. Il maître. Questo è il maître. Tre mie amiche. Non so se conosci. Conosco. Conosci. Un'olivina. Un'olivina al maître. Un'olivina. Vieni subito di là. Non gli piacciono le olivine. Scusate, col permesso. Vieni subito qua. Sì? Appoggia quel vassoio che adesso ti rovino. Appoggia quel vassoio qui. Prendi questo. E allora parlerà con te come parlerà col muro. Sì, ma stavo aggiustando i grissini. Tieni due i grissini. Adesso per punizione fila subito in saletta. E vai a servire un signore molto ricco, esigentissimo. Non posso andare in saletta, ho le spalle larghe, così preferisco la salone. Meglio, la salone più larga. Fumi. Dai, va là, posso. Guarda, ti sei messo anche a fumare adesso. Questo lo dico a tua madre. Per il fumo avviso subito tua madre. No, adesso, dai. Vai, forza. Vai via. Non dirlo. E vai in saletta. Dumarò al metro. In cosa posso servirla? Patate. Oh, avec Chateaubriand, vin bernese, vin bordelaise. Patate. Avec vol-au-vent de poisson et de champignons. Patate. Avec caviar molossol au vin château de Caen. Patate bollite. Pomme de terre. Patate. Visto che l'abbiamo beccata, se l'avevo sulla pointe de la langue. Bollenti. Nessuno fidato. Maître? Sì, dica. Lei come si chiama? Marco. Marco, lei è proprio quel che di ovvio, di insulso, di banale delle persone che mi danno fiducia. Grazie, grazie. Vorrei raccomandarle una persona. Certo. Lei ha tutta la nostra fiducia, giovanotto. Cabina suite 30 è una persona che va trattata con ogni riguardo. È la nostra top model Lara.
La affido alle sue cure. Alla signorina vanno serviti i pasti e tutto ciò di cui ha bisogno in cabina. Non si preoccupi, ci penserò. Giovanotto, io. Vogliamo lei e solo lei. La pelle della signorina Lara vale 1 miliardo. Ma soci, ma... Pardon? Oh, mi scusi. È una pelle molto preziosa. Troppo sole e troppa luce potrebbero danneggiarla. Uscirà dalla suite solo per ragioni di lavoro. Grazie, maître. Mi hanno detto che sulla nave c'è un casino. Oh, ma va. Ah, sì, tento la fortuna. Oh, a me è sempre andata male. No. Sai che stasera faremo grandi cose. Bravo, Metro. Mo benessun. Bravo. Mo che bravo Metro che abbiamo uno schifoso che non sia altro. Pensa, qui abbiamo il 95% di donne. E dicono del Poseidon? Questo qua è il Figator. Oppala. Per questa bella signora. La più bella della nave, sì. Beh, lei esagera. No, glielo dico io, si fidi, io ne vedo tante. Lei starà qua per molto? Beh, il tempo della crociera. Bella questa t-shirt. Metro? Sì? I vostri camerieri a volte hanno un comportamento scorretto. Un attimo, sto shakerando. Allora, come le dicevo... Fila. Un attimo, per favore. Vai via. Va via, catamarsa. mi scusi. Via. Lì, nel retrobar. E trita il ghiaccio. I maroni ti trita. Lo scusi, sa, È inutile che cerchi di fermarmi col ghiaccio. Non farò la fine del Titanic. Mi vuol congelare il tricheco. Ma la mia fama scioglierà i ghiacciai. La crociera è lunga, Hai detto che me lo porto a letto per prima io, vero? E se lui vuole riprendere una relazione con me per ricordare Cortina il Grand Hotel? No, no, prima io, patti chiari. Non te lo lascia sfuggire. È là che trita del ghiaccio. Come vorrei essere io il suo ghiaccio bollente. Andiamo. Sì. Ha del fuoco? Accidenti, che fiamma alta. Non resto mai senza benzina. Adesso, senza arrabbiarmi, tu dimmi che cosa ti devo fare, Dunque, un Manhattan ma poco alcolico. Ho detto una cazzata. Porta subito questo al miliardario e fai veloce. Porta subito questo al miliardario e non perdere un secondo. Ah, restate in zona. Fila! Sì. E chi si muove? Venite a sciare con me stasera. Eccolo qua, bello caldo. Al! Cosa c'è? È freddo. Cosa? Provi. Provi, è bollente. Ho detto provi! È freddo. Sì, sì, freschino. Oi, vabbè. Lo vado a far vedere al metro adesso questo dito. Lo vado a far vedere al metro. Ah, mo soci, ma salbrusa. Ah. Un permesso? Ah, scusate, si potrebbe... No, non posso adesso. Mo so, perché lavoro, non si sa più dove andare. Facciamo quel giochino delle carte rovesciate, quello che si chiama scoprimi tu, che ti scopro io. Va bene, ma certo. Chi comincia? Comincio io? No, io. No, ce n'è per tutte e due, calme. Ho detto che vedo io, patti chiari. E va bene. Due. Due. Tre. Cinque. Cinque? Cinque. Alle quattro? Lasso di cuore colpito ancora. Big Bang!
Speriamo che potrebbero vederci. Ma guarda, non mi meraviglio neanche del metro con porcone. Ma lei è tutta carina. Le donne. Certo che non le fa proprio schifo niente, eh? A me poi. Finalmente. Oh! Ma cosa fai? Minebrio, pregusto, mo che lavorir. Ti ascolto con le narici, minebrio col tuo profumo, spagliati. Ah, 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 ah. Già fatto. È stupendo incontrare un uomo come te nell'immensità del mare. Lo so che al mare ti piacerà di più perché c'è più caldo. In montagna ti ricordi c'era quel freschino che ogni tanto... E mentre qua abbiamo più ottani. Cosa ti devo dire? Più sorpresa, ci sono anch'io. Vabbè, ma ce ne sono delle altre adesso. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, siamo solo noi due. Non si può andare avanti così, non si possono fare le cose alla carlona. Ma che ti arrabbi pure? Perché la carlona non la conosco e il professionista ha bisogno di sapere le cose. Perché andiamo in giro a pagare le tasse? Perché pago l'IVA? Perché pago l'IVA? Perché me l'ha data, se no non la pagavo mica, Ma va. Oh, io c'ho sesso personalizzato, eh. Io ho bisogno di sapere queste cose. Ma è solo un due con. Ma rischia di essere un due senza. Capite, quello è il problema. Anche per noi è la prima volta. Ah, per voi è la prima volta? Mm-hmm. Giura. Cioè, voi non... Potremmo fare le cose al buio. Che al buio se vengo male, uno non le vede. Spengo? Io spengo, eh. Meglio che non venga più a trovarti in cabina, eh? Ma non capisco perché ci si debba nascondere continuamente, papà. È che non voglio creare pettegolezzi. Voglio che nessuno sappia del nostro rapporto. A me dispiacciono tutti questi segreti. Ma sono così felice di questa crociera in questi posti fantastici. È meglio che nessuno sappia che sei la mia bambina. Adesso va con le tue colleghe. Vai, vai. Non trovi? Sai cos'ha? Che riesce a essere tenero e selvaggio nello stesso tempo. Così sensibile, così spietato. Travolgente con dolcezza. E chi è questo fenomeno? Niente, niente. Parliamo di un film, di un attore. Ah, vi giuro che non dirò niente. Su, dimmi chi è. Queste belle signorine cosa vogliono? Da bere. Fresco come una rosa, eh? Beh, più di ieri, meno di domani, si spera. A me un tè, grazie. A me un caffè. Belli sostanziosi? So che vi piacciono così, eh? Ma di chi state parlando? Giusy e Rosy sono state col caffè. Oh! Tè o caffè? Tutte e due insieme. Tutte e due insieme? Sì. Vabbè. Tutte e due. La. Io sono una single. Lei è sposata. Mo neanche un po'. Tutte e due. Boh. Pare che Giusy e Rosy si sono fatti un cameriere. Oh, è viva la democrazia. Chi è? Quello là. Giusy e Rosy sono state con un cameriere. Che cosa ha detto? Giusy e Rosy sono state con... Me l'ha detto Francesca, che gliel'ha detto Ophelia, che l'ha saputo da Giusy. E pensare che Rosy aveva anche un problema di frigidità. Non l'avrei mai proprio veramente formidabile. Beh, cosa c'è? Non hai mai visto una ragazza carinissima? 80, 55, 80. Può ripetere il numero? 80, 55, 80. 80. No, comunque se mi dà il prefisso le telefono. Ah.
cosa avrà da guardare questa qua? La colazione non è di suo gradimento, gliela cambio? No, grazie, è che non ho fame. No, eh? Mangi almeno l'ovetto, che la tira un po' su. Le fa bene, eh? Badi che io non sono una bambina, sa? Mi piacerebbe guardare la sua carta d'identità, comunque non è anche colpa sua. Colpa? È che alla sua età bisognerebbe pensare di più a mangiare e a dormire e basta. Eh? Senta, io non la capisco. Sì, sì, ho capito io. Allora, per la signorina Lara dovresti entrare un attimo. Vai, vai, vai. Bene, bene. L'hai importunata? Io? No, perché? Se ti pesco un'altra volta a fare lo scemo con quella ragazzina, ti rimpacchetto e ti rispedisco da tua madre. Ma guarda, chiaro? Che io non ho mica fatto chiaro? Niente. Non ho fatto chiaro? Niente. È chiaro? Voglio sapere se è chiaro. Io non vado con le bambine. È chiaro? Ah, vabbè. Vabbè, andiamo. Comunque non le rivolgere più la parola. D'accordo? E che non si ripeta... La collezione top secret. Grazie, la porto io. E sta in campana. Cos'è questa storia della colazione top secret? Per la top model. Ah, la top model, quella... Sì, quella della cabina. Ti piacerebbe saperlo, eh? Figurati. Non te lo dico. E com'è questa top model? L'ho vista dal buco della serratura. Stupenda, meravigliosa. Ah sì, vabbè, allora perché non viene in mezzo alle altre? Lei è troppo bella per mischiarsi con queste qui. Avanti. Maître, venga. Lo metta qua. Voglio che venga sempre lei in cabina. Solo lei. D'accordo. Buongiorno. Lei sta alla cabina... Che numero ha pure il... Mi piacerebbe saperlo, Lo so benissimo, solo che se l'ho scritto su nell'agenda mia e non... Non te lo dico. Non te lo dico. È la suite. E poi mi è passato di mente. Sì. E se ti do lo stereo? Mai. Lo 0,2% delle mance? Mai. E due cassette di pupo? Mai, mai, mai. Le gentili ospiti della ditta Schimmer sono attese nel Salone San Marco. Ripeto, le gentili ospiti della ditta Schimmer sono attese nel Salone San Marco. Va bene. La foto di Duran Duran? No, niente da fare. Allora, una foto di Tex Willer nudo? No. La videocassetta porno del film La carica dei 101 con tutti i cani nudi? No, non te lo do. Il meglio di Tony Renis? Salve. Salve. Bene. Ciao. È tempo di migrazioni? No, perché? Non ho mai visto tanta passerone in giro. Ma buona. Ciao. Ma cosa guardi? Anche quest'anno il nostro fatturato è aumentato in percentuale. E la ditta Schimmer mi ha incaricato di esprimervi il suo compiacimento. Complimenti a tutte. Grazie. Voi siete state le nostre più brave propagandiste. Ed è per questo che siete state invitate in questa crociera premio. Tuttavia, ragazze, se con la linea di cosmetici donna le vendite non sono andate male, con la linea uomo i risultati non sono stati soddisfacenti. Non sono stati soddisfacenti. Insomma, ragazze, diciamolo pure, con l'uomo non ci sapete fare. No. Anzitutto, ragazze, dovete convincervi che l'uomo rozzo, volgare, l'uomo primitivo, il tipo uomo della foresta, non è più di moda. Non è più di moda. And all that joy shakes the world around. Duty to the race and the DJs. Duty to the race and the DJs. To what it, 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 to what
bisogna costringere il maschio italiano a ingentilirsi. E noi donne possiamo farlo. Certo. Oggi l'uomo moderno deve curare il suo aspetto fisico come e più delle donne. Certo, certo. È in quest'ottica che i nostri chimici hanno preparato una nuova serie di prodotti chiamati Uomo al Massimo. Uomo al Massimo? L'uomo ha sempre confuso desidera la virilità un appuntamento con una sensazione di forza e di volgarità. Che ma cosa gli dà? Io? Niente. Come niente? Ti ho visto, tu gli hai dato un bigliettino. Senti, non facciamo le solite cose all'italiana. Qui bisogna mettersi in coda. E con questo sono arrivata prima io. Non fare la furba, devi lasciare il posto a tutti. Intesa, ha ragione. E a noi che ci rimane? Abbiamo diritto anche noi. Calma, io... Cipriato, sono depilato. Anch'io. Sì, è vero, ci sono anch'io. Braccia. E che noi siamo cretini? Ma che sta succedendo? Non capisco, madame. Ma no, ragazze, nella vita basta organizzarsi. Il solito pappagallo che infastidisce le ragazze. Una per una, in fila, le file, no? Se... Giovanotto? Un pompelmo, madame. Venga qui. Ecco un tipico esempio di maschio primitivo. Forse potremmo tentare con lui un piccolo esperimento. Giovanotto, lei è disposto a prestarsi per un esperimento? No, 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 no. Lui oggi è di corvée. Ma no! 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 Sì, sì, vogliamo lui e solo lui. Vogliamo lui, solo lui. Hanno detto così. Ma guardi, madame, che ho dei camerieri molto più fini, meno pelosi. Questo è proprio una roba poco scecca. Oh, mentre, non fare furbo. Calma, va bene così. Giovanotto, lei ha mai usato prodotti di bellezza? Beh, no, non vorrei esagerare troppo. Bisogna lasciare anche un po' di chance agli avversari. La solita prosopopea maschile. Prosopopea, sì, quella me la son fatta nel... Ragazze, adesso fate un passo indietro. Pronti? Ah, sono ragazze. Prosopopea. La crema. La crema. Ecco, quello che vedete... è un prodotto della nuova linea Uomo al Massimo. È una crema chiamata erotica che è in grado di trasformare qualsiasi squallido individuo, qualsiasi squallido individuo... Maître, ci sei dentro in pieno. Silenzio! È in grado di trasformare qualsiasi squallido individuo in un irresistibile seduttore. Si tolga gilet e camicia. Gilet e camicia. E gilet e camicia. I pantaloni se ne parla casomai dopo, adesso intanto diamo inizio. Lei non... Oh, maître, lavoro è lavoro, eh. Coprimi le spalle, come andiamo dietro? Sono già in fila, eh? Da 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 da. Una bella invidia, eh? Là, oppala, e voilà. È nudo, 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 silenzio, 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 ragazzi, vi prego, silenzio, silenzio. Scusi, c'è un po' di entusiasmo fra gli ultras, ma... Carni flaccide, pelle cascante, peluria in eccesso. È bella lei, oh. Decisamente contro ogni tentazione. Guardi, guardi che mi tolgo i pantaloni, eh. Miss Poppy? Dica, madame. Vuole provare su questo soggetto un'applicazione di crema erotica? Silenzio! Zitte, buone! Calme! Prova il maître! No! No, no, provo io. Bravo, Poppy! 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 Oh, madame, questa crema è una cannonata. Miss Poppy, non esageriamo. Lei si rivesta, non abbiamo più bisogno di lei. Sì, grazie per la collaborazione. Per il compenso si rivolga alla mia segretaria. Mi basta la crema. Siamo pari così per tutte e due. Chi vuol giocare a Super Bingo? No, 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 una alla volta con le schede. Sì, sì, sì. No, no, no. Sì, no, l'ambolo pago. No, la terzina mi viene sangue al naso. Buone. Sì, sì, mettete le schede. Attenzione a do... No, 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 non cercate di rompere la giuria.
No, va bene, ciao. Bingo, bingo. Credo che l'esperimento è riuscito. Cabina 13 ore 15, cabina 18 ore 15 e vai via così col tango. Cabina 19 ore 15, cabina 23 ore 15, 24 ore 15, 7 appuntamenti alle ore 15. Dovrò battere un record. Cosa un record, fai lì? E il consumo birra forse bollente miliardario, chi glielo porta io? Va bene. Cosa hai detto? Una cazzata glielo porto io. Comandi. Amore, fai presto, io non resisto, non resisto, non so te, ma io non resisto. Ehi là, ma sa che sta molto bene anche vestita di nero? Io mi vesto sempre di nero. E allora stamattina non stava bene perché era bianca, pallida. Speravo di incontrarti. Io e te dobbiamo conoscerci meglio. Dobbiamo conoscerci meglio. Cabina 12, ore 15. Dunque, facendo un'ipotesi minima di 5 minuti a donna, vediamo cosa succede. 7 per 5, 35. No, 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 è troppo, è troppo. Bisogna andare con le 3 per 7, 21. 3 per 7, 21. E allora arrivo. Attacco alle 15 meno 10, scusandomi per il leggero anticipo. Poi finisco alle 15:11, scusandomi per il leggero ritardo. Allora, abbiamo i 3 minuti utili. Ai vostri posti, pronti, via! Toc toc. Sono io, sì, non te l'aspettavi, eh? Eppure eccomi qua. È tanto che avevo voglia di questo momento, è tanto che ti desideravo. Baciami. Sì, piccola, baciami. Oh, così, sì, 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 no, aspetta, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, 7, 8, 9, oh. Per te è stato bello? Per me è bellissimo. No, no, non fumo. Non cadiamo nella banalità dell'amore. Il nostro amore è superiore a queste cose. Adesso devo andare perché ho una lancia che mi aspetta. Stop! 2 minuti e 51, perfetto! Si può migliorare, però. Vai! Toc toc! Sì, sono io. Tu sei la mia stella? E senza questa stella mi perderei in mezzo a questo mare. Baciami! Oh, 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 oh. È stato il massimo? No, non dire è stato il massimo. Il massimo è un traguardo e questa è stata solo una tappa. Cosa stai blatterando? Sto giocando al Giro d'Italia. Forse prendo la maglia rosa. Ho detto una cazzata. Ma... non facciamo tanto gli spiritosi che oggi non è giornata. Vai giù in piscina a lavorare. Sì, sì. Forza, andare. Andare, andare. Fanullone. Fanullone. E stai attento che ti controllo con la coda dell'occhio. Sì, eh? Ti ho sentito con la criniera dell'orecchio. Stiamo buono. Piscina. È già pulita la piscina, devo spostarla io. Uno che ha dei tempi limite come i miei deve spostare la piscina. Guarda, se mi arrabbio queste volte compro la nave e licenzio il metro. Cosa ridi te, cosa ridi? So, ma sei buona. Senta! Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, non lo so. Incollati a lui e non lasciarlo mai solo. Amalo come te stesso. Vai, vai. 7 donne da sole, oh. Uno deve spazzare la piscina e là si ha 7 donne da sole. Oh, sta a vedere che il metro, oh, ci avrà la ragazzina, ma fa di tutto per eliminare la concorrenza. Ah, perfetto. L'ha detto il metro, andiamo a pulire la piscina. Salve. Ciao. Sta facendo un bel giretto di corsa intorno al lago, eh? Scommetto che ora mi chiederà di fare un giro nel bosco. Volevo proprio chiederlo. Sì, nel bosco. Caro cappuccetto rosso, adesso arriva il lupacchiottone. C'è una bicicletta, andiamo a fare un giro in bici? Senta, se le dico una cosa, lei ci crede? Cosa? Ho forato. Ma no. E se sono io a dirle una cosa, lei ci crede? Sì. Ho forato anch'io. Lei lo conosce il gioco del varo della nave? No. Ah no? Si accomodi, prego.
Ma un varo senza champagne? Lo champagne ce n'è anche di quello al momento giusto. Ora non si preoccupi. Là! È impossibile che lo devo cercare su tutta la nave. Nemmeno lo stretto di Corinto mi posso vedere. Vediamo un po' in piscina. Non c'è mica, lo sapevo. Adesso chi lo sente il metro? Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi. Sei tu, cosa c'è? In piscina, Silvestro non c'è. Cretino, ti avevo detto di tenerlo d'occhio. Che cosa sta facendo, capo? Cosa sto facendo? Sto scattando alcune foto di questo bellissimo posto. Vedi com'è stretto? Stretto? A me sembra che le sta... No, è stretto, Guardi che le sta benissimo. Il vestito. Dicevo com'è stretto il canale di Corinto, rinscemunito. Allora io che faccio? Che faccio? Continuo a cercarlo. Un buon metro deve sempre tenere sotto mira, sotto posto, sotto mira... Insomma, deve sempre tenere d'occhio i tipi come Silvestro. Quindi correre, andare. Sì. Vai! No, caro Walter, stavolta non mi freghi, la guerra è guerra. Che caratterino. Bel temperamento quella là. Tutti su a vedere il canale di Corinto. E io me lo son visto qua, il mio bel canale di Corinto. E in più sono diventato amico di Cappuccetto Rosso. Vamo là. Che nebbia che c'è. Ma cos'è, l'autostrada Bologna-Milano? Ah, è un'area di servizio. Oh, che belle bomboline. Mi han tamponato. Ecco, mi han tamponato. Mi dia la targa, la patente e il libretto, subito. Mi dia la... neanche tanto la patente, ma c'ha un libretto. Vabbè, un segnettino, lasciamo perdere. Va bene, ho la casco, tamponatemi, sì. Culturalmente parlando, io sono un grosso sostenitore dei seminari, anche volendo tirar fuori il 68 universitario, che senz'altro ha contribuito a dare un nuovo palinsesto alla cultura, giusto per sapere dove mettere le mani. Perché dove le metto le mani? Anche volendo! Dove? Io direi che fino adesso abbiamo lavorato benino. Facciamo un break? Andiamo a farci un caffettino? Avete voluto voi, eh? Tanto a me il caffè non piace. Vabbè, adesso stop. C'è un momento della vita, ragazze, che bisogna saper dire basta. E adesso è giunto il momento. E basta, su. E allora? Accettare questo strano appuntamento è stata una follia. E quando potete, mandatemi il numero di targa. Uno non ho mica riconosciute. Quant'erano? Se mi vedesse Bukowski. Bravo, sta facendo il turista o sta lavorando? No, è che era per un favore. Comunque non si preoccupi, anche il mio personale è sempre tutto sotto controllo. Mi raccomando, che non succeda più. Agli ordini. Petre! Che c'è? E allora? Non si trova da nessuna parte. Ma come non si trova? Ma bravo, ma bene. E adesso sì. Cosa mi dici? Oh, ho cercato 3 volte di allargare lo stretto di Corinto, non ci sono riuscito. Una cosa, una sudata. C'hai un fo'? Vabbè, ho detto un'altra cazzata, faccio col vento. Thank you.
Chi c'era in sauna di queste belve scatenate? Chi? Un uomo, se un uomo deve sapere chi. Ah, questo è il problema. Il fatto è che c'era una nebbia, c'è sempre una nebbia al nord. Quali potrebbero essere? Dunque, lì, cosa fa? Qua andiamo sul sicuro, neanche pensarci. Nasino all'insù. Dolce, ma... possibile. Possibile questa... mora. Bella morona. Piena di temperamento, focosa. Devo averle già acceso il fuoco. Questo l'ho acceso sicuro. Questi sono dubbi che lacerano nel cuore di un uomo sensibile, dolce, romantico, come me. Vado là e la rovino. Lei risveglia in me il ricordo di fantastiche sregolatezze. Prima mi molli e poi mi sfotti, stronzo. Ah, nel senso... Nel senso di stronzo. Brutto, sì. Deficiente, imbecille, mascalzone, ragazzi, bugiardo. Stand by. Ciao, caro. Come stai? Qua devo aver fatto una bella figurina. Sono proprio contento. Il servizio come va? Contenta del servizio? Questa qua, forse non c'è stato niente. Forse. Hai visto quel maiale? È sul ponte. Ma ti prego, non fargli male. Sì, d'accordo. Che confusione, non si riesce. Eppure c'avevo una memoria una volta. Qua andiamo sul sicuro. Controlliamo l'indice di gradimento. Salve. Sono stata 3 ore ad aspettarti in camera. Prendi questo. 3 ore, ma poi... Oh! Oh! 3 ore. Erano poi 2 ore e 50. Comunque, non stiamo a polemizzare. Cameriere, mi dà un po' di benzina per smacchiare? Guardi che io non sono un benzinaio, sono un cameriere. Per la benzina deve andare in stireria, va bene? E allora andrò dal maître. Sì, che le fa un bel pieno di soup. Vai dal maître, bambina. Così giovane, così dolce, così innocente, così puttana. La dieta delle 9 della signorina Lare. Gliela porto io. Gliela porto. Si può. Gliela porto. Si può. Lo consegna personalmente il maître. Lara, prima o poi ti avrò. E se ti becco. E questo di chi è? È per la cena di Lara. Oh, l'hai visto un'altra volta? L'ho intravista di nuovo. Oh, guarda tu. Da un altro spiraglio, sì, della porta. Sì, com'è? Tutta nuda nella vasca da bagno. Tutta nuda, la top model, tutta nuda. Dimmi com'è, bella. Altro che. Sì. Ci manca poco che nel corridoio non inciampavo sul listello della guida per l'emozione. È davvero la più bella di tutte, è splendida. Sta zitto te che non l'hai mai vista, te la sarai sognata, dai mo. No, lo so, per sentito dire. Non sei riuscito neanche a vederla. Non l'ha vista neanche. È una bella scusa. Ridete voi, ridete. È colpa sua che non mi ha dato il numero della cabina. Sì, sì. Ah, sì, allora dammi mo il numero della cabina. Che ne direbbe il nostro amato maître se tradissi la consegna? Prova a bussare in tutte le cabine, prima o poi ti risponderà. Sì, vabbè, adesso mi metto a bussare in tutte le cabine, c'ho il tempo di fare queste cose qua. Digliela! Sì, va bene, digliela, è lui che non me lo vuol dire. Allora glielo dico? Sì, diglielo! Dai, dimmelo, su, dai, di, ecco, dai. Domani la bellissima top model Lara farà il suo ingresso in pubblico. Sì, va bene, è vero, sì. È vero? E io non ci credo. Ho sentito che dava disposizione al cameriere di cabina per domani. Va bene, allora, mettiamo che sia vero. A me, della top model, non me ne frega niente. Ecco, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Senti, Walter, fra quanto è pronto il carrello? Fra 5 minuti. Bene, allora tra 10 minuti vengo a ritirarlo. With someone in your corner, somebody by your side, the
Ah, ecco. Per quel milione di dollari. Cosa vuole lei? Ha cercato il metro, non ha mica visto. Vado un attimo. Giusto lei, già che è qui. Vorrei un caffè, ma. Bollente. 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 Bollente, bollente. Bollente. Bollente, bollente. Mi raccomando, bollente. Sti due maroni. Porco. Dunque. Di qua. Lara? Lara, io. stavo giocando il metro. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Casomai un'altra volta. Volentieri, approfitto. Ma no, che hai capito? Chiudi la porta ed entra, no? Chiudo. La porta e vengo dentro. Sì. E poi tutto un gran. c'è il metro. Non posso, guardi, volentieri, come ci avessi preso. La considero per un'altra volta, ma adesso c'è il metro e Lara! 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 Ecco dov'è. Lara? Lara? Dolce Lara. Meravigliosa Lara. Sono Silvestro. Tu non mi conosci per adesso, anche se forse avrai sentito parlare di me. Sono solo un cameriere. Però ti amo come un grande, come un ricco. Perché cosa contano i soldi nell'amore? Io ti amo. Tu forse adesso non mi ami, ma come dice il poeta, amor che nulla amato, amar perdona. Io ti amo e per questo tu ami me. Bravo. È Gagliarda che ha scritto a te. Perché non me ne devi chi un'altra? Oh, guarda, hai capito male, non vorrei intendermi. Mi ha detto il comandante, vai a chiamare il fuochista. Buonasera, signora. Stavamo parlando di fuoco. Va pure, Pietro. No, Pietro, resta pure a giocare a carte. So che ti piace, vado io, non si preoccupi. Voi continuate pure la vostra partitina, eh? Orbolino. Hai capito, però, il... Ma adesso Lara, eh? Dove può essere Lara? Dove può essere Lara, Mark? Attenzione, attenzione. Comunicazione per i soli membri dell'equipaggio. Allora, tutti pronti? Bene. Avrà luogo sui ponti. Dov'è Silvestro? È possibile che è sempre l'ultimo quello? Allora, dai, chi si tuffa per ultimo paga da bere, ok? Ho detto una cazzata? Vabbè, pur non facessi, dai. Una, due, tre. Quattro! Eccola là! Arancia! Arancia! Vai con le tre arancine, porco Giuda! O è mai possibile che mi pagano in natura anche le macchine? Indovina un po' chi mi ha scritto. È un quiz. Ma che quiz? Ha scritto tua madre. E visto che si fida di me, mi ha detto di controllarti un po' più da vicino. Insomma, Marco, è inutile che te e mia madre continuate con questa storia. Non sono io che corro dietro le donne, sono loro che corrono dietro a me. È chiaro? Sì. Cosa ti dicevo? Sta a vedere chi è, eh? Senz'altro una donna. Volevo chiederle se ha una tagliera da imprestarmi. Marilu! Torna subito nella tua cabina. Oh, io sono già nella mia cabina, eh? Adesso scommetto che tu non sai niente di questa visitina. Guarda, giuro, proprio io, la tua donna, non mi permetterei di toccarla neanche. Voleva la tagliera? Oh, si sa che io ho una gran tagliera. E se te c'hai la tazzina? Poi ne riparliamo, eh? Va bene. Oh, Sussman, sei incazzato il maître. Porco Giuda. O del resto anche il grande poeta Baudelaire sognava sempre una donna che non vedeva mai, irraggiungibile. Amarti e sognarti in un luogo che ti rassomiglia. Guarda, cagato, un pochino più sofisticato. Ma non essendo io Baudelaire, se lei viene lì, io dico, senta, io sono Silvestro. Fa, ma sembra Baudelaire. È vero, io vado da lei e lei mi guarderà, mi amerà e mi dirà, sei Baudelaire? No, sono Silvestro, va bene, allora io ti amerò per tutta la vita e via. Io ormai vedo nel mio destino
che resteremo uniti finché morte non ci separi. Molara, mo son me il tuo zivago, son io il tuo zivago. Eh? Parli anche con i bicchieri adesso. Due chiacchiere così si per... Si vede che la vista della top model ti ha sconvolto il cervello. La top model? È passata adesso. Dove è passata donna, adesso? Ma che sogno, una donna sotto la top model, dove, dove è passata adesso? Parla, dove, dove? Sta scendendo a terra. Sta scendendo, oddio. Ah, oh, grazie. Oh, oh, che bello. Sì, sì, aspetta. È una che per te. No, un'altra. Lara? Lara? Lara! Lara! Ma guarda te. Oh, le dura la bambina da beccare. Ovunque andrai ti raggiungerò. Andiamo, va. Lara! Ma chi è questo cretino? Lara mi ha detto cretino. Vabbè, uno dice, Lara ti ha detto cretino.
E io ti perdono, Lara, perché la sua lunga la faccenda. Ha detto cretino a me, non ha detto cretino a un altro. Mi ama. Lei fra tanta gente che ha detto cretino, a me. Anche mia madre quando mi dice cretino, perché mi ama. Mia madre non è che dice cretino. Arriva al postino e dice lei è un cretino. Mia madre non l'amerà mai il postino. Quindi Lara ama me. Domani sull'isola. E lì, cara Lara, io Tarzan e tu Jane. Manca Cita. Il me. Poi. Avanti. Buonasera. Maître. Come va? Bene, e lei? Ecco qua. Purtroppo domani dovrò rinunciare al piacere di portarle la cena. Perché, maître? Passiamo la giornata sull'isola. È la vacanza che madame ha promesso alle ragazze. Su un'isola deserta e selvaggia. Sì. E ci sarà anche lei, maître? Naturalmente. Verrò anch'io. Sono stufa di questa cabina. E madame non potrà impedirmelo. Tutto a posto per il servizio stasera? Sì, madame, tutto a posto. E per il programma di domani? La discesa a terra sull'isola deserta? È tutto pronto. Le ragazze sanno che la ditta offrirà 24 ore libere e selvagge. Benissimo. Comunque sull'isola non contate su di me. Io non ci sarò. Ma come? È il clou della crociera premio. È una sua invenzione, madame. Vita, natura, tabù buttati a mare. Sì, molto bene. Comunque voi trasgredite sull'isola, che io trasgredisco qui. Ragazzi, queste 24 ore selvagge saranno il mio capolavoro, mon chef d'œuvre. E anche Miss Lara potrà godersi queste 24 ore di libertà selvaggia? Selvaggia, sì, ma vigilata! Te la do io la libertà vigilata. E se te la do? Ma Silvestro dov'è finito? Mi è sfuggito, sarà su un'altra scialuppa. Eccolo là! Lo champagne! Colpa tua, disgraziato! Segua quel gommone! Questo non è un taxi. Guardala più nella volta, chiaro. Una a te. Chi è che ne vuole un po'? Nessuna? Alla salute. Forza, tu raggiungi gli altri e cercami subito la signorina Marilu. Era sulla barca di Silvestro, non l'ha vista, me. Ma boia, d'un boia. Veloci con quelle borse. Eccoci arrivati, su, scendiamo. Pronti? Pala. Questa è la mia borsa. Gentile damigella, posso avere l'onore di farla scendere? Aspetta che entra la sangue. Questo sarà il nostro paradiso terrestre. Tu sarai la mia Eva, io il tuo Adamo. Sì, però io vedo anche il serpente. Anzi, 10 serpenti. Non ti preoccupare, anche se fossero 20, fuggiranno di fronte alla piccola mangusta. E la mia non è neanche tanto piccolina come mangusta. Ehi, ragazze, ma questo esagera proprio. Dovremmo essere tutti uguali. Ma c'è chi è più uguale degli altri. Mm. Ma di chi è questo bel nasetto e questa boccuccia? Ti sei scordato che sei al nostro servizio? Prendi questa! Questa ci voleva. Andiamo, va. Vieni. Lascia perdere quelle donne, pensiamo noi due. Qua. No, non andare via. Vieni, corriamo. Hai visto? Nell'acqua. E noi lo lasciamo fare? Lascia che se la spassi. È l'ultimo pasto del condannato a morte. Ti piace, eh? Vieni che ti faccio vedere i granchi. Vieni che ti faccio vedere i granchioni. Fatto, allora i gitanti sono a posto. Forza, voi sistemate tutto che fra due minuti arriva.
Dai. Bene, Matt. Andiamo. Ci inoltriamo o costeggiamo, capo? No, prendiamo la scorciatoia e stavolta Silvestro me la pagherà cara. Molto cara! Andiamo, Buana. E muoviti! Neanche avessi tanta roba. Ma Silvestro dov'è? Perché lo domandi a Lara? Perché a me? Beh, dato che lo hai monopolizzato. Oh, figurati. Per me chi lo vuole può prenderlo. Ma tu vuoi dire che il supermaschio non ti interessa? Appunto. Lui, il principe stallone, ti ha scelto e tu lo snobbi. Mentre noi sbaviamo per lui. Deve essere un caso patologico da studiare scientificamente. Difenditi. Dacci una spiegazione. È semplice. Sono innamorata di un altro. E chi è quest'uomo? È un segreto. Tanto segreto che non lo sa neanche lui. Oh, com'è romantico. E chi è? Chi è questo fenomeno che regge il confronto con il supermaschio? Ma tu lo sai che è Silvestro. Potrei raccontarti di quello che è successo al Grand Hotel di Cortina. O di quello che non è successo sulla nave. Ma a me non interessa affatto. Ma allora tu sei con noi, non sei contro di noi. In che senso, scusa? Sei disposta ad aiutarci per punire il fedifrago? Ma che cosa ha fatto di male? Ma taci tu che sei ancora vergine. Ma cosa volete fare? Vogliamo smascherare quel pallone gonfiato. E io come posso aiutare? Devi dargli spago in modo che continui ad illudersi. E poi cosa succede? Senti. Capito? Molto divertente. Ehi, sta arrivando, eccolo. Hop, hop, là. E ti incorono regina dell'isola delle sirene. E noi saremmo le sirene. Perché non vi va bene? Ricordati di Ulisse. Le sirene possono diventare molto pericolose. Mi ricordo. E voi ricordatevi dei proci, nel caso. Cara, vieni, andiamo. E muoviti un po'. Cosa c'è? Troppa roba, troppo lavoro. Vabbè, dai che facciamo un po' per uno. Ah, che pazienza che ci vuole con questa servitù. Ma. Che bello camminare coi piedi nell'acqua del mare. Sì. Il tepore dell'acqua è uguale al tepore del tuo corpo. Se mi sembra di sognare. Mi ricordo che la prima volta che ti ho visto ho detto subito, quella è la donna della mia vita. Davvero? Dammi un bacino, dai. Ti prego, dai. Ma non ti vede nessuno. Su, dai. Vabbè, facciamo così, andiamo su in pineta, Così stai tranquillo. Aspetta che ti aiuto io. Da un bacino. Bella che sei. Vai piano, attenta a non scivolare. Senta, i serpenti a sonagli. Guarda! Che c'è? Gli asini che volano. Andiamo, scemo. Ah, che bello che sì, è qua, molto. Vorrei dirti una cosa. Ti amo perdutamente. Oh, su, non fare il bambino. Bambino, hai detto una cosa giusta. Come diceva il Pascoli, tutti noi abbiamo un bambino dentro. Soprattutto i sentimenti puri di un bambino. Puri? Beh, puri. C'è anche l'uomo che ti vorrebbe il macio. No, io sono solo un altro numero per te. No, mi dispiace, cara, ma tu sei l'unica donna che io abbia mai amato. E tutte quelle altre? Quelle altre? Tu pensi che... Piccolina, pensi che ci sia un'altra? Adesso ti spiego una cosa. Dunque, quando un uomo ama una donna... Mamma, veramente una donna. Io, guarda, ti giuro che tutte le altre non hanno più nessuna importanza. Non gliene frega niente delle altre. E quelle 10 furie scatenate? Quelle? Ma figurati, quelle lì è carne da brodo, donnette da 4 soldi. Credevo che ti piacessero. Ho altri gusti io, ho altri gusti. Me lo giuri? Giuro sulla mamma, che è la mamma più dolce d'Italia. Se è così. Porco. Io sono la donnetta
Hai sentito? Capo, qui stanno succedendo cose terribili. Il grido proveniva di là. Dobbiamo muoverci, altrimenti potrebbero succedere cose irreparabili. Cosa stai facendo? Rambo entra in azione. Ma la vogliamo smettere con queste idiozie? Come mi trovi? Ma... no, così. No, che scivolo. Piano. Ragazzi, su. Oh, ragazza, ma io stavo scherzando. Avete capito? Io prima scherzavo. Vedrai come ci divertiamo. Sì, ma cosa ho fatto adesso? Di che mi accusate? Ci hai rapite, ci hai portato qui e ora non hai occhi che per Lara. La colpa è di Lara, oh, è tutta da guardare. Che cosa ha Lara che noi non abbiamo? Quello che tu vuoi da Lara non possiamo dartelo anche noi. No, io la voglio solo da Lara. D'ora in avanti quella cosa lì me la dà solo Lara, va bene? Anzi, me ne vado a prendere un po', beh. Ormai che sono qua mi prendo un bel anticipino. Ah, bella Lara, bella Larona, bella Larona. Oh, 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 oh! Adesso non si può scegliere. Crede di essere il sultano lui e noi il suo harem. Ma lui è solo uno stallone. E uno stallone non sceglie. Ma si limita a fare lo stallone, capito? Ok, allora, adesso sai cosa ti dico? Mi dimetto da ruolo di stallone. Sentito, il supernaschio si dimette. Sì, cara, mi dimetto, va bene? Non deve essere così. Non credo. Non si accettano dimissioni, questa è diserzione di fronte al nemico. Va là, va là. Lo sai che succede al gallo quando si dimette, eh? Lo sai cosa succede? Dai, lo sai? Diventa cappone. Cappone. Ciò che bello che cotto, eh? No, ragazzi, che fa quattro salti in discoteca? Ah, aia! No, mi aia! Mi vogliono ammazzare! Aiuto! Io direi di intervenire, sennò l'ammazzano quello. Non ci impicciamo, capo. Forse è meglio arrivare a cose fatte. Deficiente, non hai il minimo spirito di corpo. Insomma, mi volete spiegare cosa è successo? Capo, queste donne mi vogliono accapponare. Finalmente è una buona idea. Perché cosa avrebbe combinato questo deficiente? È un traditore, un fasullo. Un fallocrate. Uno spergiuro. Sì, sì, io sono innocente, ecco. Comunque, ragazzi, non si può accaponare uno senza un regolare processo. Bravo per i mezzi. Giusto, così. Facciamogli il processo. Io sarò la pubblica accusa. E io il presidente. Sì, io sarò il testimone. Buone. Io voglio fare l'avvocato difensore. Oh, sta zitta tu, che sei vergine. Me ne fate sempre una colpa. Oggi come oggi è una colpa. Sì, vabbè, ma a me chi mi difende? Signor presidente, questo tipo sarà un degenerato, sarà anche un minorato. Maggiorato, volevo poi dire maggiorato. Uno stomachevole, sì. Ma avrà pur diritto alla difesa, no? Io sarò il suo avvocato difensore. Grazie, grazie le parole bellissime. Silenzio! Veramente silenzio bellissime. In aula. Ci siamo spiace comunque, eh. Silenzio! Era per precisare. Silenzio! Procediamo con l'accusa. Signor presidente, ci troviamo di fronte a un grave caso di perversione sessuale. Questo ripugnante individuo... Lei ce l'ha uno specchiettino a casa? Silenzio! Vabbè, ha cominciato prima letto. Avvocato, silenzio! Mi difenda. Procediamo con l'accusa. Dicevo, questo ripugnante individuo si è comportato in modo gravemente immorale. Si rifiuta di accettare il suo ruolo passivo di uomo oggetto e invece di essere scelto pretende anche di scegliere. È assolutamente scandaloso. Chi può testimoniarlo? Mi appongo! Bravo avvocato! Cosa gli diciamo adesso? È vero, vostro onore. Con falsi pretesti si è sottratta ai miei appuntamenti e mi ha lasciato 3 ore ad attenderlo inutilmente in cabina. È vero, anche io ho aspettato. Io no. Non c'è bisogno di altre prove a carico. Dichiaro l'imputato colpevole. Mi oppongo per la seconda volta. Oh, però stavolta sappiamo cosa dire, sennò facciamo una figuraccia, te lo dico subito. Faccio la ringa, no? La ringa? Faccio la ringa. Senti mo che ringa che fa il mio avvocato qua. Senta mo che ringhina, anche voi, sentite che ringhina che tira fuori. Dai, dai. Chiedo che il mio cliente sia assolto per infermità mentale. Sentito che ringhina, eh? Ma va a cagare in cateva, là. Imputato, cos'hai da dire in tua discolpa? Protesto, vostro onore. Bravo. Mi avete usato, grazie. E mi avete buttato via quando non servivo più. Vi siete passate me dall'una all'altra come testimonio di una staffetta. Capito? Ah, beh. E allora sapete cosa vi dico? Eh? Avete sfruttato i miei sentimenti e mi avete dato solo sesso. E non è quello che cercavi? Mo che cercavo sesso, del sesso ce n'è anche troppo. Io volevo l'amore. Ah, l'amore. Te lo facciamo conoscere noi, il vero amore. A chi tocca per prima? Facciamo una caccia al tesoro. Facciamo una caccia all'uomo. Ti daremo un minuto di vantaggio e poi ci getteremo al tuo inseguimento. Oh. Oh, sorpolina, quelle lì sono delle iene. Se mi beccano mi fanno a pezzi. Se amare significa non dover dire mai scusa. Io a chi devo chiedere scusa? Porco Giuda.
Sei mio! E adesso ti farò conoscere il vero amore! Questo è il vero amore! Che ne dici? Che bello che è stato! Ti è piaciuto? Amore ginnastico! Sì! Amore ginnastica! Che sensazione meravigliosa! Oh, questo non è niente! Adesso viene che bello! Sì, sì! Che cosa? Questo è stato bellissimo come si gode, eh sì! Vuoi godere ancora? Dai! Un pochettino? Dai. Prendi questo! Carino! Questo è stato di un bello... Ma di un bello! Beccati anche questo, Ti piace così, Allora, adesso ti faccio una bella carezza. Godi, eh? Ma mi hai fatto male! Vuoi altre due coccoline? Uno, due, tre. Amore, è una cosa meravigliosa. Eccoci qua un'altra coccolina. E tu cosa pensi dell'amore? Ma vedi, per me l'amore è un sentimento che non... Marilu, torna subito indietro, te lo ordino! Ma insomma, qualcuno deve pur difenderlo! Vai e riportala indietro, forza! Sono in riposo, capo! In riposo, te lo dico in riposo, ma quell'eterno! Subito! Corre, subito, correre. Vado! E vedi di non tornare mani vuote, sennò considerati un uomo morto! Ma tu non partecipi alla caccia al supermaschio? No, a me gli atleti del sesso non interessano. Qual è il tipo di uomo che ti piace? Deve essere dolce. Dolce? Ma anche autoritario. Autoritario, appunto, dicevo bene, autoritario. E deve avere un bel paio di baffi. Come me? Appunto, come te. Com'è dura amare al giorno d'oggi? Sei venuta qua per parlarmi d'amore anche tu? Non potrei. Ah, è meglio, altrimenti ti do una sberla. Non so nulla dell'amore. Ah, non sai nulla tu dell'amore, eh? Sono venuta perché tu me lo faccia conoscere. Ma guarda che aria da verginella che c'è questa qua. Che lo so che sei l'amante del maestro! No, ma io... Stai zitta, che per me una donna che va con Marco mi fa schifo. Non esiste, per me non è una donna. Ma... Cosa spieghi che ti ho vista mille volte, lasciami mille? Spiegare. Ma cosa vuoi dire, cosa vuoi spiegare? Che ti ho vista con questi occhi, che entravi nella cabina del maestro. Lasciami tu! Sì, devo parlarmi! Vai dal maestro, vai dal tuo amante! Vai dal tuo amante! E voleva anche negare, voleva! Anche! Negare! Capo, missione compiuta. Strappata le grinfie di quel degenerato con audacia e sprezzo del pericolo. Bene. E ora quali sono gli ordini, capo? Resta accanto a lei e non perderla di vista, chiaro? Ti odio. Anch'io ho diritto all'amore. Io ho il dovere di proteggerti da quel mostro. Adesso potete andare. Come sei tenero con quei tuoi baffoni e la tua paura per quella ragazzina. Potrebbe anche essere tua figlia. Potrebbe sì. Io ti ammiro molto, ma soprattutto... E soprattutto? Per la tua classe di maître. Ma tu in me vedi solo il maître? Beh, vedi Marco, ti aprirò il mio cuore. Mio padre era un maître. E l'uomo che amerò non potrà essere che un maître. Un maître è sempre un maître. Sono venuta per farti felice. Ah, ho capito, sei la sorella gemella Sabito. Sì, sono io, l'hai capito, finalmente. Ti ho preso. Il aiuto. Vero amore è soprattutto sofferenza. Dai, Sabito, aiuto. Ti piace? Aiuto. Ti mia basta, questa qua mia basta. Ma dimmi che ti piace, dimmelo. Dai, fammi vedere il sangue, dai. Dai, questo verrà l'estasi. Bravo. Sì, aspettiamo l'estasi. Che tre facciamo un lavoro, ma un lavoro. Vado e torno subito, Lara! Era lui il mio amore segreto. E adesso non è più un segreto. La festa è finita, raccogli tutti e andiamo. Squattero. Ma porca d'un porca d'un...
Abbiamo giocato, abbiamo voluto fare i furbi. E adesso siamo da soli come dei bei pirloni. Sto subendo una crisi di identità. Praticamente senza donne, temporaneamente fuori servizio. Temporaneamente umiliato e offeso, vamo là. Cosa vuoi che ti dica? Ma che fai? Parli da solo come i matti. Per favore, va via, va là, eh? Assaggia, è buono. Ma cosa mi fai mangiare il gelato che sto facendo il punto della mia vita, dai? Sei arrabbiato per quello che è successo sull'isola? Non vorrei darti questo dolore perché so che tu sei una brava ragazza, ma tu non hai capito quello che è successo su quell'isola. Non ti capisco. Povera Marilù, ti capisco io, innamorata di un mostro infedele. Ma tu non sei un mostro e secondo me non sei neanche infedele. Ma cosa c'entro io? Fra me e te non c'è neanche feeling. Lo dici tu. Senti, piccola, io ho già i miei problemi, tu hai i tuoi. Non facciamo casino, va bene? Allora, tu sta a sentire i problemi miei e io sto a sentire i problemi tuoi. Vabbè, di. Io ti amo. Come ami anche me? Ma io amo solo te, dal primo momento che ti ho visto. Senti, bambina, tu hai davanti un uomo che sta facendo un giro di boa. Uno che sta attraversando un momento pericolosissimo di metamorfosi. Uno che niente niente, gli viene un infarto. Non sembra. Hai un aspetto bellissimo. Se io sapessi che tu mi ami, e sottolineo se, e se questo fatto mi facesse capire che io amo te, e sottolineo te, sì. Ho perso il filo. Se tu credessi al fatto che io ti amo? Ah, lo sai cosa farei? Cosa? Io vorrei farti capire che sono diventato un uomo serio, anzi serissimo. Soletico, ferma, ferma. Andrei da tuo padre. Tu ce l'hai un padre? Certo che ce l'ho. Ecco, allora andrei da tuo padre, gli chiederei la tua mano, ti sposerei e ti resterei fedele per tutta la vita. Papà! Dimmi, bambina mia. Come papà, bambina mia? Oh! E Marilù è mia figlia. Marilù è tua figlia? Sì. Beh, non l'avevi capito. L'avevo capito benissimo, no? Tu sei il suo... Oddio! Marilù è sua figlia. Marco, scusa, devo spiegarti una cosa. Dunque, sembra che noi siamo qua, no? Ma in realtà non ci siamo. Cosa? All'inizio è stata lei che ha voluto... No, 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 non dirmi niente. Ho capito tutto. E beh, anch'io ho capito tutto della... Mi raccomando,